Venditalia 2024 continua il nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di questa magnifica fiera della distribuzione automatica che quest'anno 2024 vede l'esordio di tante aziende della distribuzione automatica anche per ciò che riguarda i servizi. Ci ha fatto raggiungere la Proximatic SRL, che non è proprio al suo esordio perché è già la seconda volta che è qui a Venditalia, ma in questo caso è molto più evidente rispetto alla precedente edizione e con, direi, un successo ancora più clamoroso e sentito. Siamo in compagnia di Dario Tanzarella, il responsabile commerciale dell'azienda. Buongiorno Dario e benvenuto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Dicevo prima che appunto il vostro non è esattamente un esordio, ma è un po' come se lo fosse, perché in tanti si sono avvicinati a questa enorme parete, direi anche modulabile, attraverso la quale è possibile vendere davvero tantissime tipologie di prodotti in modo automatico. Sì, come tu dici, in effetti non è il nostro esordio, noi abbiamo già esposto alla precedente manifestazione, però in questa situazione, in questa circostanza ci sono delle novità che presentiamo, perché tramite un distributore automatico si può vendere di tutto. Per questo Proximatic ha creato C-Box, che si presta alla vendita e alla distribuzione di qualsivoglia prodotto compatibilmente con le dimensioni, con le esigenze di temperatura, con i criteri di asseticità e quant'altro. È un prodotto dall'utilizzo molto semplice, intuitivo, dotato di un touchscreen che è molto facile da utilizzare e si presta, ripeto, alla vendita di ogni tipologia di, diciamo, merceologica. Alle nostre spalle ci sono più vani, o meglio, ci sono vani di più dimensioni. Ognuno è adatto e può essere comunque regolato in funzione delle esigenze di chi desidera acquistare questo prodotto. Come si fa a scegliere la misura giusta del cassetto? Allora, noi abbiamo standardizzato le dimensioni delle celle perché abbiamo iniziato questa nostra avventura vendendo scatole di caffè, e per cui abbiamo, diciamo, dimensionato le celle sulle quelle che erano le dimensioni appunto della scatola del caffè. Naturalmente, come dicevo prima, si presta questo strumento alla vendita di diverse tipologie di prodotti compatibilmente con le dimensioni. Quel compatibilmente non è un compatibilmente nel senso preclusivo del termine, ma significa che possiamo cucire il vestito addosso al nostro cliente a seconda delle sue specifiche esigenze. Quest'anno, a parte i moduli storici, diciamo storici per quello che ci riguarda, presentiamo anche il modulo refrigerato, che consente quindi la vendita di una tipologia di prodotti che richiedono la temperatura a 0,8 gradi, e addirittura il modulo per il surgelato, che si presta ovviamente a quella tipologia specifica di prodotti. Per surgelati intendiamo che arriva fino a meno 18, meno 20. Sì, assolutamente sì, e naturalmente è un prodotto particolare che va messo in quelle celle e che normalmente si presta più a un acquisto non di impulso, ma a un acquisto preordinato, diciamo, quantomeno mentalmente, nel senso un po' come se fosse un locker per gli alimenti. In questo caso è alla stessa stregua di quello che è un frigorifero che troviamo in un supermercato di quartiere.
E allora, per tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni per questo sistema, che è facilissimo nel suo utilizzo, magari dopo in un minuto lo riepiloghiamo, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile scrivervi per avere maggiori informazioni e iniziare magari una relazione commerciale? proximaticsrl@gmail.com. Siamo pronti a soddisfare diciamo tutte le domande e ad esaudire tutti la curiosità in merito. Ricordiamo dunque che per chiunque desideri poi acquistare un prodotto attraverso la vostra parete automatica, chiamiamolo così, ci si avvicina, si sceglie il prodotto, si individua il prezzo di riferimento, si va dinanzi al display dove c'è la stazione di pagamento, si mettono spiccioli oppure banconote oppure si utilizza una carta di credito oppure si può andare a utilizzare altri sistemi alternativi di pagamento, si seleziona quindi in modo preciso ciò che si deve prelevare, si completa l'operazione di pagamento e infine ci si avvicina al locker che nel frattempo sarà stato sbloccato perché il pagamento è avvenuto e si ritirerà semplicemente il prodotto. Certo, una volta selezionato il prodotto si apre la cella che lo ospita e quindi senza alcuna difficoltà si preleva il prodotto all'interno. Non solo, questo strumento si può prestare anche a delle prevendite, nel senso vendite avvenute online, con la possibilità di depositare il prodotto in una cella e la relativa e conseguente possibilità di prelevarlo da parte dell'acquirente. Fantastico, questo è il futuro della distribuzione automatica. Complimenti per l'idea, o meglio per la messa in pratica di una delle tante idee che ormai sono disponibili a favore del vending e di tutti coloro che utilizzano distributori automatici. Dario, grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio e vi aspettiamo.